Nella lunga storia editoriale del Topolino in formato libretto, la rivista fu costretta a saltare un numero in tre occasioni. In ognuna delle tre occasioni ciò avvenne a causa di uno sciopero all'interno del comparto dell'editoria. In due di queste occasioni la redazione però fece in tempo a indicare il numero precedente allo sciopero con una doppia numerazione. Ciò avvenne con il numero 479-80 e con il 1530-31. In occasione però del 1369 la redazione non fece in tempo. Così il 1370 venne saltato e si andò direttamente al 1371. Questo buco nella serie dei Topolini è sempre stato visto un po' con, come possiamo dire, l'orticaria da tutti i collezionisti, indipendentemente dal fatto che si possedessero tutti i numeri o meno. Per cui, quando arrivò il momento di festeggiare il Topolino 3000, l'associazione del Papersera decise di realizzare un topolino apocrifo proprio con il numero 1370. Era un albetto piuttosto divertente, ricco di articoli di approfondimento, in cui venivano stampate storie inedite, anche italiane, che per un motivo o per un altro non erano state pubblicate sul Topolino. Per esempio, la storia di apertura è una parodia di un classico horror realizzata da Giorgio Pezzin per i disegni di Luciano Gatto. Inoltre è anche presente un soggetto di Carlo Candy, la cui prima parte è stata effettivamente disegnata anche solo per 4 pagine da Sandro Dossi, che poi ha completato il soggetto con alcune illustrazioni. La fine di questo volumetto stampa la sceneggiatura in formato layout di Rodolfo Cimino della storia Paperino e i diari segreti di zio Paperone. Tra l'altro la storia è anche abbinata da un articolo di introduzione in cui si racconta della gita di un gruppo di componenti del forum del Papersera che sono andati a trovare il grande sceneggiatore proprio a casa sua. Questo prezioso volumetto era in realtà la seconda proposta che il Papersera realizzava per festeggiare appunto il Topolino 3000. È infatti un volume speciale della biblioteca del Papersera in cui un po' tutti noi formisti abbiamo contribuito con disegni oppure con articoli. In questa occasione io ho contribuito con una biografia di Giuseppe Dalla Santa, disegnatore da me molto amato e scomparso troppo presto. A sommario invece troviamo gente che ho conosciuto e che conosco, come ad esempio Piero Patteri, con cui ho scritto un articolo dedicato a Don Rosa, in particolare alla scienza di Don Rosa. Troviamo anche diversi articoli di Andrea Bramini, con il quale ho scritto alcuni articoli su Casti per il volume della Biblioteca del Papersera, dedicato a questo altro grande autore, e Amedeo Badini, con il quale ho scritto, peraltro a 6 mani in quel caso, la recensione di Superman contro Batman. Ci sono poi anche contributi nel volume di autori come Giorgio Pezzin, oppure Giorgio Salati, altro che ho avuto il piacere di conoscere personalmente. Dei molti contributi disegnati troviamo anche l'illustrazione che è stata utilizzata per la copertina del volume, in cui Giorgio Cavazzano fa il riferimento a una delle più belle storie di Romano Scarpa, L'unghia di Calì. Inoltre, riprendendo la tradizione dei classici Disney storici che avevano una storia di raccordo, anche nel volume troviamo un'introduzione e un paio di intermezzi a fumetti. Insomma, un volume ricco, interessante, pieno di articoli che è praticamente impossibile da leggere in poco tempo, va sorbito un pezzettino alla volta. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie collezionistica. Saluti a tutti!